Dopo un lungo periodo di oltre 30 anni è tornato a suonare il grande organo Morettini della parrocchiale dei Santissimi Pietro Paolo e Donato di Coridonia. Un lungo restauro realizzato grazie al contributo di vari attori e alla passione del parroco Don Fabio Moretti. Metà dell'importo è stato pagato appunto dai vescovi italiani e quindi dai contribuenti che hanno voluto firmare per l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. Poi c'è stato un contributo importante della Fondazione Carima e poi di conseguenza altri benefattori che poi si sono aggiunti all'opera. Quindi a loro va il nostro grazie, perché oggi, se possiamo vivere questa festa, è anche grazie soprattutto a loro. Emozione dunque nella comunità, soprattutto da chi lo aveva vissuto ed era rimasto senza per un lungo periodo. Lo aspettavo personalmente proprio da più di 30 anni, perché qui io ci sono vissuto, qua sopra questa cantoria, faccio parte della corale da più di 70 anni, insomma, ecco. Questa qui è stata una gioia, perché ricantare qui su questo organo, dove si sono succeduti tanti direttori, sacerdoti e anche nonne, e adesso questo strumento ha ripreso la sua vita, la sua voce, e una soddisfazione tanto per tutti. Un restauro realizzato dall'azienda Ruffatti di Padova, un restauro condotto secondo rigorosi criteri storico-filologici. C'erano molte parti deteriorate dopo quasi due secoli che è stato costruito, soprattutto tutte le guarnizioni in pelle che erano invecchiate. Quindi abbiamo riallungato le canne che c'erano nell'organo, ma soprattutto erano state asportate dei registri di canne molto importanti, e quindi sono stati ricostruiti come copia fedele di altri registri uguali, copiando da organi dello stesso autore e dello stesso periodo. Chiudiamo con Paolo Peretti, che per la soprintendenza regionale ricopre il ruolo di ispettore onorario degli organi storici e ci illustra una delle tante caratteristiche di questo meraviglioso strumento del 1830, uno strumento ad una sola tastiera, una pedaliera e 25 registri, di cui ben 5 ad ancia. È uno dei primi organi che Morettini, il giovane Morettini, ha impiantato nelle Marche. Ed è importante perché nelle Marche egli ha avuto il suo maestro, che era un organaro marchigiano, precisamente di Montecarotto, e si chiamava Sebastiano Vici. In questo organo non c'è l'ottava corta, cioè l'ottava corta riguarda solo la pedaliera, perché l'ottava corta, che sarebbe la prima ottava decurtata di quattro tasti cromatici, in realtà nella tastiera è completa. Comincia dal Do e segue subito dal diesis. Quindi già questo di per sé era un fatto abbastanza straordinario per un organo dell'epoca.